fatta dei supereroi. Ti amo. Io di più. Buongiorno. Buongiorno alla città che porto comunque. Adesso mi screenshotto sto coso. Eccolo qua. Bellissima. Buon appetito. Ragazzi, buongiorno. Allora, oggi è sempre domenica 3 gennaio. Madonna, è già il 3 di gennaio. Mattina, in realtà, sono sveglia già da mo', ho sistemato i piatti, alcune robe che avevamo già lasciato ieri sera perché non c'era spazio per farli colare una volta lavati. Comunque guardate che bello il mio pigiama a mo' di koala, aspettate. Eccolo qua. Niente. Casuali, mi sono fatta la doccia, mamma mia, devo tagliare sti capelli, cioè guardate fino a dove mi arrivano. Devo trovare comunque un parrucchiere qua. E ci sono, ragazzoli. Eccomi qua. Niente, adesso voglio accendermi questa candelina qui che mi sono portata dietro questo bicchierino. E nulla. Oggi per pranzo invece faccio una pasta rapida con panna e salmone affumicato. E volevo parlarvi però praticamente di questo brand che si chiama appunto Leo Mazzotti, che la settimana scorsa io però tra il trasloco eccetera non ho avuto il tempo di mostrarvi insomma le cose che mi erano state inviate. Questi orecchini che secondo me sono stupendi, cioè guardate che belli, sono oro rosa, vedete? Insomma. Invece questi sono oro giallo, sono placati in oro e secondo me sono favolosi questi orecchini qua, quindi vabbè. Niente, ci tenevo a farveli vedere, adesso li levo e ve li mostro insomma qua. Ok, allora questi sono molto più leggeri, devo essere sincera, perché molto ma molto molto più leggeri, però sono stupendi, cioè vedete. Invece questi sono un filo più pesanti, ma neanche più di tanto, perché a me gli orecchini troppo pesanti dopo un po' a lungo andare non mi piacciono. Lascio anche qui su YouTube il mio codice sconto, che in realtà è un codice sconto che se voi andate sul sito insomma di Leo Mazzotti ci sarà sempre, ed è semplicemente il mio nickname, Beauty Nursing Pills, e avrete il 10% di sconto su tutti i loro prodotti. E mi piacciono tantissimo, sono veramente validi, cioè non sono assolutamente, magari uno può pensare vabbè ma sono gioielli così insomma bigiotteria, no assolutamente no, perché sono veramente molto ma molto belli. Allora per pranzo facciamo praticamente questo salmone avanzato, il salmone affumicato, poi faccio questi qua che sono super buoni. Allora se avete l'Unes, per chi è di Milano, io questi li ho presi all'Unes, sono i maritati, comunque sono le praticamente orecchiette barra fusilli insieme, e sono fresche del viaggiatore goloso, sono stra buoni. Ho già pesato, di solito ne facciamo circa 160-170 di pasta. Panna HD, questa qua, che almeno è un filo più leggerina. Nel frattempo io mi preparo qua le cose, cioè devo solamente mettere qua l'acqua, qua un filo d'olio. Buongiornissimo caffè. Allora, oggi è martedì 5 gennaio. Ieri, insomma, siamo stati a Milano e abbiamo, già che c'eravamo, insomma, perché in realtà dovevamo fare determinate cose, siamo anche andati in questo negozio asiatico che, per chi è di Milano, è zona stazione centrale. Uno si chiama Cathay e l'altro si chiama International Store.
E ho portato Marco per la prima volta a vedere un po' di robe. Abbiamo comprato veramente di tutto e di più. Patatine. Queste qui sono non buone, ma di più. Poi ci sono anche queste patatine che non mi ricordo se erano queste. Erano tipo a gusto vegetale, ai gusti piselli un tempo. Però sono cambiati e vabbè, insomma. Ho detto proviamo questi, tanto comunque saranno sicuramente buoni. Sono una specie di simil, tra virgolette, Fonsis. Questi però sono super buoni. Questi sono delle patatine che voi trovate nelle Filippine e sono appunto a forma esagonale, sottilissime al formaggio, si chiamano piatos. Fortuna questi arrivano, perché ci sono alcuni prodotti che dalle Filippine a causa del lockdown ultimamente non sono più arrivati. Questi sono cinesi, sono le famosissime White Rabbit, ne abbiamo presi tre per non farci mancare nulla. Questi sono i dried mango. Questi li abbiamo presi perché, vabbè, a me piacevano, erano a forma di cuoricino, i mirtilli, sono tipo i Mikado, però boh, non lo so, vabbè, comunque sia questo. La salsa di soia, quella seria, non quella che si prende al supermercato, il bottiglione, il burro di arachidi, leggero. Questo se l'è voluto prendere Marco, che è una salsa piccante. Qua c'è l'olio di cocco, io penso a sto punto che lo utilizzerò per struccarmi, non lo so. Poi, questi qui, che voi me li avete visti nel Wataitina Day, se non mi sbaglio, sono super buoni. Anche questi, sono gli Sky Flakes, che sono famosissimi, sono, vedete, a pacchetto, e si possono anche portare tipo per merenda. Poi, questo marchio Ding Dong, super buono, sono un mix di noccioline, questo. Poi qua abbiamo preso i mochi al durian, che è questo frutto qui, esotico, e i mochi, questi qui sono i classici giapponesi. Abbiamo preso queste patatine qua, che niente, sono appunto al gusto formaggio, classiche. Questo è sesamo, crispy, l'abbiamo preso. Poi, qua, questo è un dolce, è tipo un fluffy snack, eccole qua, così si vede meglio. Questi qui sono le alghe secche da sgranocchiare. E poi abbiamo preso questo, che servono appunto, nelle Filippine si chiamano Mickey, sono appunto i noodles, un po' più spessi, e questi sono gli spaghetti di riso. Insomma, quindi abbiamo preso tutto questo bottino qua. Buongiorno! Qua lo chef Bruno sta preparando una delle mie ricette sue. Delle sue ricette? Addio, aspetta! Che facciamo? Uno dei miei piatti preferiti, si può dire così. Con crema di piselli, lì vedete, e la salsiccia. Vuoi prendere un po' di grano? Ma quello lo metti per ultimo. Uno dei miei piatti preferiti. Vai. L'altro giorno a Milano abbiamo preso questo qua. Dentro c'è... Vabbè, diciamo che parla da solo, non ha bisogno del... No? Vai! Buongiorno! Allora, oggi è l'ultimo giorno di weekly vlog e niente, stamattina mi sono fatta appunto lo yogurt con i mirtilli e con i crunchy, come si chiamano, tipo i Kellogg's, insomma, al cioccolato. Stamattina mi mangio questo. Oggi facciamo in realtà delle cose un po' sane, perché in questi ultimi giorni abbiamo mangiato veramente... Eccomi tornata. Allora, sono andata a fare la spesa. La spesa, ho comprato praticamente frutta e verdura e ho preso questa zucca qua, questa, che mi sembra
decente, insomma. Boh, praticamente c'è, ha aperto un fruttivendolo, e, dato che siamo in paese ovviamente. Questo avocado in realtà è un po' duro purtroppo, quindi avevo solo... c'era questo, era quello più morbido che ho trovato. Poi ho preso le patate dolci. Il tutto ho pagato pochissimo, tra l'altro, cioè che comunque le patate dolci non è che costano poco, l'avocado nemmeno. Vabbè, ho preso proprio 2-3 arance perché ho detto almeno... arance, scusate, clementine. Ho preso anche il farro alla Coq, cosa del fruttivendolo. Infatti la prossima volta voglio portarmi io i miei sacchetti di cera, e così almeno per evitare questi. Però ci vendono tutte le cose sfuse, potete entrare, fare tutto quello che vi pare. Lo so, io non sono abituata a questo assolutamente, perché sapete che io sono abituata, cioè, ad andare al supermercato come alla Coop. Il problema è che la Coop che abbiamo qua è tipo un buco letteralmente rispetto alla Coop dove vado io di solito a Milano. Ok, direi che almeno un minimo di conclusione questo weekly vlog lo merita. Mamma, questo è la mia pelle secca. Vabbè, niente, io non so che cosa sarà venuto fuori, però sicuramente ci vediamo nel prossimo video un po' più interessante.